Sono rimasti i cani ad abbaiare tanto tantissimo fango. Siamo a Casteldaccia, circa 20 km da Palermo. La devastazione totale nel villino è diventato una trappola mortale per 9 persone che fino a qualche minuto prima dell'esondazione del vicino fiume stavano festeggiando il ponte di Ogni Santi. Anche questa signora, che preferisce non farsi riprendere, era nella casa, ma provvidenzialmente aveva deciso di andare via perché faceva troppo freddo per il suo bimbo. Dal cellulare ci mostra i momenti di divertimento precedenti alla tragedia. Lei è scampata alla morte come un altro uomo che si era allontanato dal gruppo assieme a due ragazzine per andare a comprare il gelato. È sopravvissuto anche Giuseppe Giordano, che dopo essere stato scaraventato dalla potenza dell'acqua fuori dalla villetta si è aggrappato a un albero, ma non ha potuto fare niente per gli altri suoi familiari, compresi la moglie Stefania, la figlia di un anno Rachele e il figlio 15enne Federico, che ha cercato di salvare la sorellina, ma non ce l'ha fatta. 9 in tutto le vittime. Sono percorso verso la porta. Ho visto che praticamente camminava il pozzetto, tutte cose, ma che è successo? Poi mi sono preso di panico, siamo scappati verso l'altra stanza. C'era mio figlio Federica grande con la bambina di un anno in braccio, ha detto papà la tengo in alta. Tutto insieme ho visto la vetrata scura, ho preso la chiave della macchina per tentare di uscire, scoppiata la finestra. È caduta la parete attrezzata, non l'ho visto più niente, se l'ha andata pure là. Quella maledetta villa, come ormai la chiamano tutti, era stata presa in affitto proprio dal signor Giordano da qualche anno ed era intestata alla suocera. Il proprietario è un contadino della zona, ma si tratta di una struttura abusiva, come tante in quel posto, che non avrebbe dovuto essere stata costruita. Il sindaco di Casteldaccia ha fatto sapere che su quell'abitazione c'era un ordine di demolizione impugnato dai proprietari davanti al TAR, ordine che però, dicono dal Tribunale Amministrativo di Palermo, non è mai stato sospeso. Non si capisce quindi perché la casa non sia stata abbattuta. La procura indaga per disastro colposo e omicidio colposo al momento contro ignoti.